Ciao fans della WWE, io sono Max Is Awesome 92 e benvenuti in una nuova puntata di Pro e Contro. Non c'è neanche il tempo di riprendersi dall'ultimo pay-per-view che già dopo una sola settimana arriva Payback. Lo si potrebbe definire la vendetta di SummerSlam. Quindi, senza perdere altro tempo, questi sono i fattori per i quali nutro interesse per WWE Payback 2020. The Fiend contro Roman Reigns contro Braun Strowman. Può essere molto ma molto figo, caotico, distruttivo e divertente. Non per scomodare per forza il passato, ma se anche solo si avvicinasse al Fatal 4-Way di SummerSlam 2017 con Joe, Lesnar, Reigns e Strowman, ci sarà da divertirsi. È che in linea di massima parto positivo perché sono molto felice nel rivedere Roman Reigns. A SmackDown c'era un disperato bisogno di nuovi contendenti al titolo universale. E parlando proprio del Big Dog, come non citare il suo esplosivo ritorno a SummerSlam e soprattutto l'alleanza mostrata nell'ultima puntata di SmackDown con Paul Heyman. Rimango molto scettico su questa grande fanfara del turn heel, anche perché quanto fatto a SummerSlam non era propriamente da cattivo. Diverse volte abbiamo visto un buono fare un attacco selvaggio. Mi viene in mente John Cena quando asfaltò il Nexus al termine di Money in the Bank 2010, o lo stesso Roman Reigns al termine di TLC 2015, quando distrusse Triple H per almeno un quarto d'ora. Sotto gli applausi del pubblico, quella fu l'unica occasione in cui Reigns venne acclamato dalla folla in un periodo molto difficoltoso per il suo personaggio. Per questo continuo a pensare che l'idea sia quella di far annusare un turn heel senza però affrontarlo direttamente. Poi ci sarà anche da vedere come verrà spiegata l'alleanza con Paul Heyman, sperando che non faccia la stessa fine del 2018. Poi in tutto questo io sarei anche molto curioso di scoprire come la prenderà Brock Lesnar. Randy Orton contro Keith Lee. Lo so, dobbiamo ancora tutti riprenderci dal cambio di theme song di Keith Lee. L'ultima fa veramente schifo ai porci, però questo incontro, almeno sulla carta, può essere molto ma molto buono. Anche se il mio interesse per questo match è dettato interamente sul rendimento lottato. Narrativamente, invece, sono pieno di dubbi. Mi ha stupito vedere Drew McIntyre tagliato fuori dal pay-per-view, specialmente se contiamo che la vittoria di SummerSlam non era netta, anzi, tiene aperta la porta ad un rematch. Quella tra Orton e Lee la vedo abbastanza come una situazione senza via d'uscita. Chi fai vincere? Il number one contender al titolo WWE che potrebbe facilmente chiedere una rivincita o il nuovo arrivato da NXT? È proprio per questo che ho paura di assistere ad un finale non chiaro, ad un nulla di fatto, magari una squalifica causata dall'arrivo del campione WWE e che il suo sfidante per Clash of Champions venga deciso nelle settimane successive a Raw. Non escluderei nemmeno un intervento della Retribution, che stranamente a SummerSlam non si sono fatti vedere. Se si vuole bersagliare la compagnia, è giusto bersagliare gli incontri che comprendono il campione della compagnia. E come detto poco fa, questo incontro si presta benissimo ad un attacco per interrompere il tutto, per non dichiarare un vincitore effettivo. Rey Mysterio e Dominic contro Seth Rollins e Murphy. Dopo l'ottimo debutto di Dominic, sono molto curioso di vederlo in un contesto diverso dal match senza squalifiche visto a SummerSlam. Un incontro di coppia ha molte meno libertà, ci sono ritmi e regole molto più serrati, quindi trovo sarà interessante vedere Dominic in questo contesto. Ribadisco quanto detto, penso che il suo debutto di SummerSlam sia stato molto buono, che lui abbia fatto un'ottima figura. Insomma, c'è del materiale, si può lavorare bene con questo ragazzo e chissà, magari in futuro staremo parlando di una nuova grande stella. C'è del buon materiale grezzo, che però dovrà allenarsi molto e impegnarsi altrettanto, anche con un nome di famiglia e Mysterio così importante. Non mi sorprende vedere Rey ancora al fianco del figlio, non mi sorprende affatto. Prendete per esempio Charlotte Flair nel 2015, quando arrivò a Raw. Al suo fianco c'era il padre, Ric Flair, e Charlotte non era ancora quella che è oggi. Non aveva un'immagine ritagliata a sé, era una copia più giovane al femminile del padre. Infatti, si limitava unicamente a dire "Woo!".
ci mise un po' a ritagliarsi il suo spazio, a farsi calare addosso i suoi panni, il suo personaggio più naturale, e oggi possiamo ammirare cosa è diventata, una delle migliori lottatrici di tutto il mondo. Boh, secondo me questo Dominic ha del potenziale, è vero che il nome Mysterio lo aiuta come aiuterebbe chiunque altro, però bisogna impegnarsi per rendere nel quadrato e trovo che una volta terminata definitivamente la faida con la Rollinsology possa essere avviata la sua carriera in singolo, magari anche ad NXT, cosa che stanno chiedendo praticamente tutti quanti, che debba partire da NXT. Bayley e Sasha Banks contro Nia Jax e Shayna Baszler. A SmackDown hanno sottolineato molto spesso come questa sia una brutta settimana per Sasha e sapete che lei è una grande fan di Eddie Guerrero? Beh, una cosa del genere la fecero proprio con Eddie nel 2003 quando prima perse il titolo degli Stati Uniti e poi il titolo di coppia subendo anche il tradimento del nipote Chavo. Sapete che io vedo citazioni un po' ovunque, però sapendo quanto la boss sia fan del Latino Heat, diciamo che è un collegamento che calza a pennello. Avrebbero potuto fare un lavoro migliore con le sfidanti Nia Jax e Shayna Baszler? Sì, specialmente con quest'ultima, dato che prima augura ad Asuka buona fortuna per riprendersi il titolo femminile di Raw, in modo che poi possa essere lei a sfidarla, ma poi se ne dimentica! Però la loro è la classica coppia che scoppia, il tag team che deve imparare ad andare d'accordo per avere successo, ne abbiamo visti a decine in WWE. Il focus è chiaramente tutto sulla coppia di amiche Bayley e Sasha Banks, con Bayley Dos Traps che ha spronato la boss a dare il suo meglio per questa sera perché non vuole perdere il titolo di coppia. In più, fantastica la frecciatina lanciata a Big E, certe persone possono accontentarsi unicamente della cintura di coppia. Una frase che più o meno tutto il mondo ha percepito come una frecciatina all'amica Sasha. E fantastico anche il modo in cui la boss, per parlare di Payback dicendo che avrà la sua vendetta, non guardava verso Nia e Shayna, ma guardava verso Bayley. Insomma, pare che lo split, il turn, sia più vicino che mai. Lo diciamo ormai da 3 anni, però questa sembra essere la volta buona. Ma ogni medaglia ha 2 facce e per ogni pro c'è un contro. Questi sono i fattori per i quali non nutro interesse per WWE Payback 2020. Apollo Crews contro Bobby Lashley. Allora, apprezzo che abbiano deciso di mandare Lashley per il titolo degli Stati Uniti, finalmente, alla buon'ora l'hanno capito. Però questa faida tra Crews e l'Hurt Business già mi stava stancando il mese scorso, a questo punto sono definitivamente stufo. Date il titolo a Bobby Lashley e non se ne parla più, dai, finiamola qui. È un peccato perché a Raw la zona attorno al titolo degli Stati Uniti può essere molto migliore di così. Ci sono ottimi atleti come Ricochet, Cedric Alexander, il rientrante Mustafa Ali, ma non li usano e mi spiace. Abbiamo visto per 2 mesi MVP dare la caccia al titolo, per 2 mesi MVP che era tornato nel ruolo di manager ed era quello il ruolo che avrebbe dovuto continuare a ricoprire. Speriamo bene per il futuro che Lashley possa andare contro persone che non hanno ancora avuto la loro grande opportunità. Matt Riddle contro King Corbin. Ne ho parlato proprio di recente nell'ultimo report di SmackDown fatto per gli abbonati. Mi spiace, ma a me questa rivalità proprio non prende. Ripeto, mi dispiace perché avrebbe tutte le buone premesse per funzionare, l'arrivo di uno nuovo da NXT per prendere a calci in culo l'odiatissimo King Corbin, ma... Nye. Personalmente non sono ancora riuscito a digerire il turn heel di Shorty G, fin troppo debole nell'esecuzione e fin troppo fragile nelle motivazioni. Per carità, i soldi fanno gola a tutti, però non l'abbiamo ancora visto incassare questa taglia messa in palio dal re per mettere fuori combattimento Riddle. In più, non scordiamoci che meno di un anno fa Corbin lo prendeva per il culo chiamandolo nano del cazzo. Il lato positivo è che Gable non si è ancora vestito da giullare di corte. Per ora. Il match potrà anche essere sufficiente, Riddle mi piace molto, sapete che mi piace anche Corbin, però come rivalità non ha mordente, non mi intriga, la trovo piatta. In più, il momentum del bro col suo arrivo a SmackDown quando ha affrontato e sconfitto AJ Styles, ad oggi è completamente sfumato. Big E contro Sheamus.
match annunciato letteralmente adesso che sto registrando questo video e, che dire, è il più sacrificabile per essere sbattuto nel kickoff. Sono felice per il match in singolo dato a Big E in pay-per-view, però non ho nessun motivo per guardarlo e interessarmi. Quindi, in sostanza, c'è da attendere con impazienza WWE Payback 2020? Per essere un pay-per-view con una sola settimana di costruzione, quindi di fatto reduce dai fatti avvenuti a SummerSlam, sì. Cerchiamo di essere chiari, questo Payback non ha l'aria di essere un pay-per-view importante e nessuno mi toglie dalla testa l'idea che questo sia un riciclo per un mancato Evolution 2 o un mancato pay-per-view in Arabia. Già solo per farlo è stato necessario staccare via una costola dal buonissimo SummerSlam di una settimana fa, però ha dei validi motivi per interessarmi. Come detto, il Triple Threat può essere molto divertente, lo split tra Sasha e Bayley è dietro l'angolo, il debutto di Keith Lee e vedere come si comporterà Dominic in un contesto diverso da quello di SummerSlam. Quindi sì, sarà anche un pay-per-view costola di un altro, senza una vera e propria costruzione, ma voglio vederlo. E lo vedremo tutti insieme nella consueta live reaction. Sì, dopo aver saltato SummerSlam, a sto giro ci sarà, spero, incrocio le dita da una settimana. Saremo in diretta su questo canale a partire da mezzanotte per seguire tutto Payback. Quindi, se vorrete seguire il pay-per-view in compagnia mia, di Michael, Eric e Mattia e tutti gli altri scappati di casa che si prestano volentieri a queste dirette, sapete cosa fare. Voi invece con quanta impazienza attendete WWE Payback 2020? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. Buon Payback a tutti!